Buonasera, buonasera, io sono Rogue Hamilton e questa è la Buonasera, ventunesima benvenuto. gara del Race of Glory, l'ultima gara in una pista che purtroppo, insomma, è quel che è un tilcodromo, il classico tilcodromo brutto a livello di layout del circuito. Poi sulla locazione invece credo che sia abbastanza bella, però sul layout della pista diciamo che c'è sicuramente di meglio a giro per il mondo. Ad ogni modo, e questo è il circuito, quello di Abu Dhabi. Le qualifiche, come saprete, sono caratterizzate da 18 minuti nei quali questi 11 piloti, anzi, cercheranno di esprimersi con la pura velocità, cercando poi di andare a posizionarsi nel miglior modo possibile sulla griglia di partenza. Molto probabilmente ci saranno persone che non prenderanno parte alle qualifiche, visto che è l'ultima gara dell'ultima categoria, perché la Legends si è conclusa ieri e la Elite appunto va a concludersi stasera. Invito, se mi sentono, i miei collaboratori, quindi Rogue Shumi e Rogue Kimi, a mettere pronto e che valga per tutti. Abbiamo una nuova entry, TST Lin, che è il fratello di Jakey, che salutiamo e a cui auguriamo naturalmente buona fortuna, visto che è la sua primissima gara nel nostro forum. Poi che altro c'è da dire? Appena andremo in pista, appena i ragazzi metteranno pronto, andremo in pista, parleremo un attimino del circuito, delle gomme e della strategia, del setup da utilizzare, perché Abu Dhabi, lo sapete, ha diversi allunghi e un tratto, l'ultimo tratto molto tecnico, molto lento, che è la zona ovviamente dell'hotel. Hotel che, se ci pensate, sembra un rasoio, cosa che in effetti poi è. Nel gruppo invito i miei collaboratori a scrivere di prendere voi due come punto di riferimento, o uno dei due, insomma, quello non è un problema. E quindi cerchiamo di partire perché siamo in ritardo. Poi ci sarà questo 50% caratterizzato da 20, 28 giri, mi pare, sì. 28 giri. Il meteo, ovviamente, essendo nel deserto, dubito ci possa essere la pioggia, quindi insomma, ovviamente avremo meteo limpido. La gara andrà col calare delle tenebre, quindi si partirà magari con un crepuscolo e andremo a finire nella notte, l'ultima gara in notturna del campionato 2020-2021. Poi che altro c'è da dire? Nuove entry. Allora, abbiamo qualche pilota che va a completare la griglia facendo parte della categoria Legends, quindi Rogue Shumi, Rogue Kimi, Gasti e io no perché faccio lo spettatore, quindi niente. Ad ogni modo, queste wild card si sono mostrate per certi aspetti molto molto positive perché hanno portato un pochino più di spettacolo, hanno completato un po' la griglia. Dall'altra parte, insomma, c'è stato un pochino di disagio perché chiaramente gli incidenti possono capitare e quindi a rigor di logica si vanno a creare delle situazioni e a destabilizzare quello che magari è un campionato combattuto fino appunto a questa gara e si vanno a creare delle situazioni imbarazzanti che poi possono creare dei disturbi e dei malumori all'interno del forum stesso. Fortunatamente i campionati sono stati vinti in entrambe le categorie, sia i costruttori sia i piloti. Quindi questa gara è un po' un libera tutti per tutti. Scusate il gioco di parole. La sessione sta per avviarsi. Probabilmente c'è un piccolo bug di qualcuno che magari è ancora in caricamento, ma il gioco non lo capisce perché poverino non ci arriva. Poi, visto che siamo in attesa, vi anticipiamo già che la prima settimana di giugno uscirà la Schumacher Edition, cioè uscirà la Schumacher Edition, il campionato fatto con le vetture di Schumacher e le piste dove Schumacher ha vinto di più, ossia, ora ve le dico, le ho scritte da qualche parte, allora con Spa, Brasile, Suzuka, Monza, Barcellona e Ungheria. Sono le piste dove Schumacher ha vinto di più e sono le piste dove, anzi, e ci sarà una scelta fatta non dai campioni, non dai vincitori del titolo, ma dai piloti sempre presenti, dai piloti sempre attivi che hanno portato
hanno portato alla crescita questo forum. Quindi daremo la possibilità a tutti di partecipare e a tutti poi di selezionare la macchina per il circuito che si adatta meglio. E a breve comunque avrete tutte le news su Instagram, allo stesso tempo su Facebook, ve le sto dicendo io adesso, quindi non perdete tempo se volete partecipare dalla prima, praticamente l'ultima settimana di maggio, che calza poi di lunedì, tra l'altro, e in poi partirà questo evento che ci accompagnerà fino alla settimana in cui uscirà il Formula 1 2021, teoricamente fino al 14 o 15, ora non mi ricordo. Il gioco dovrebbe uscire intorno al 13 e quindi insomma, è un campionato appunto che ci porterà al mese di luglio e ci sarà lo streaming che farò io e non so se avrò un aiuto commento, ma poco conta, mi piacerebbe più vedere la griglia completa. Non so come saranno svolte le qualifiche, se brevi o complete, quello dipenderà dal numero di piloti, sicuramente sarà un 50% e sicuramente i setup saranno, ci sarà parco aperto, perché ovviamente negli anni in cui c'era la Benetton, la Ferrari del 2000 o la Jordan, i setup erano liberi, nel senso uno in qualifica poteva uscire, che ne so, siamo a Monza con 1-1 di ali. E poi magari in gara te lo ritrovi con magari un alettone un po' più carico anche in virtù del fatto che possa esserci una percentuale di pioggia. Quindi insomma i piloti avranno anche questa cosa qui di potersi adattare i setup. Aspettiamo un minuto prima di fare la lobby, parentesi chiusa. I piloti avranno anche questa facoltà di potersi allenare, perché ovviamente le auto saranno scelte un po' prima rispetto a quella che sarà la gara della settimana. E quindi poi adattarsi col setup in base a quello che è il circuito. Ora la sessione ci sta mettendo un casino a avviarsi, anche ieri ha fatto lo stesso, c'è qualcuno bloccato, forse sono io addirittura perché io ho il girellino su attendere. Ecco fatto, è partito, ok, lo schermo nero. Bene, eccoci qui, allora la pista la vedete, fatemi togliere questa schermata che mi fa pronta. La pista la vedete, è quella sulla destra. E come vedete, allora, i piloti sono fermi perché sono tutti i box, chiaramente. Il primo settore è caratterizzato da curva 1, un curvone, diciamo, in salita verso destra, dove è molto facile perdere il posteriore, quindi bisogna andare con un posteriore stabile, ma quello a prescindere perché l'ultimo settore, man mano che consumi le gomme, soprattutto le rosse, il posteriore tende a fare ciao ciao e quindi, insomma, il posteriore solido, fermo, secondo me serve. Magari l'anteriore farlo un po' più morbido, ma il posteriore secondo me deve avere una rigidità tale da permetterci di affrontare le curve nella maniera più consona possibile. Poi come vedete c'è un allungo, anzi andiamo in macchina con Bora, penso, non so se è Bora, vediamo un attimo perché c'è una macchina in pista, ma allora andiamo con Alemany. Andiamo con Alemany che esce ora, anche la corsia dei box è molto pericolosa, ecco Alemany già va per funghi, attenzione alle penalità qui molto facili, soprattutto in questa curva qui, esatto, dove è passato ora Alemany. Questo qui è un tornantino dove io ho perso la macchina ieri, probabilmente ho toccato l'alettone a qualche collega. Poi c'è questo rettilineo, primo rettilineo dove sarà possibile l'utilizzo del DRS, è un allungo importante, quindi non bisogna andare troppo carichi aerodinamicamente perché altrimenti si rischia di essere mangiati in fondo. Qui altra chicane veloce dove bisogna trazionare bene, non come ha fatto Alemany che ha già preso taglio curva, dove bisogna trazionare bene perché poi c'è un altro allungo dove bisogna stare esattamente vicini al muretto per non perdere troppa velocità e qui inizia, diciamo, il settore più guidato. Questo è già il terzo settore che tra l'altro è abbastanza lungo a livello cronometrico. Buonasera Young Frey 62. Questo è il terzo settore, quello dell'hotel, come vedete, eccolo qui, con questa serie di curve tutta in percorrenza e poi queste curve dove bisogna andare a pizzicare i cordoli senza prendere il taglio curva perché chiaramente se non prende il taglio curva, man mano di tagli curva arrivano le penalità e come avete visto ieri le penalità sono sinonimo di
disagi e perdita di posizione. Allora, vediamo Alemán come va nel primo settore. Primo settore, intanto ha portato via mezzo cartello. Primo settore che si dovrebbe affrontare sui 17 secondi e 0 o scendere sotto il muro ai 17, quindi 16,9, 16,8. Andiamo a vedere Alemán, campione del mondo in carica, 16,795, grandissimo primo settore. Grandissimo primo settore, vediamo il secondo settore. Vediamo anche la velocità che riesce a portare in fondo al rettilineo. Andiamo on board, saliamo. DRS per lui. Ricordiamoci anche Luigi, che probabilmente sarà la sua ultima gara con noi, perché l'anno prossimo non potrà prendere parte a nessun tipo di campionato per motivazioni personali. Intanto 329 km/h sul dritto, ottima chicane, devo dire, mi sembra un giro molto molto pulito da parte di Alemán. Andiamo. 56,3 nel secondo settore, non è niente niente male, attenzione qui, bisogna tagliare in maniera prosperosa. Intanto c'è TST Lin che si sta per lanciare e dopo voglio andare a seguire lui perché è il fratello di un amico, è il fratello di un ragazzo che è nello staff che corre con noi, Jackie, che saluto. E vediamo, terzo settore, ha portato in maniera splendida, però attenzione qui forse un piccolo errorino. Attenzione a queste due ultime curve che sono molto pericolose a livello proprio di messa a punto della macchina e anche a livello di trazione, molto difficile. Mamma mia. 32.841. Come primo giro devo dire che non è niente male. Allora, ora siamo con la Racing Point. Racing Point che purtroppo oggi vede mancare Pinto, che salutiamo e speriamo che il suo volante possa tornare quanto prima. Magari che già per la Schumacher Edition, ci auguriamo che ovviamente ci sia. Vediamo anche Luigi che ha preso taglio curva. Attenzione Luigi, quindi già primo tentativo buttato secondo me, perché fare due giri non è il massimo. Lin prende un secondo nel secondo settore da Alemán, quindi siamo già sul 33 alto per quanto riguarda Lin. Non ho visto il primo settore perché l'ho inquadrato un po' più tardi. Vediamo, poi vedremo anche se le due Ferrari usciranno, se faranno come abbiamo fatto noi ieri, partenza dal palo in fondo, però non da quello davanti. Vediamo Lin, ultimo settore. Penso che andrà su un 34, forse alto. 34, 34,8 infatti. E anche Bora 36,4, ma non so se è un giro fatto seriamente o tanto per fare. 16,894 per Luigi nel primo settore, quindi sta continuando con la stessa gomma, a meno che quello non fosse un giro lanciato. E che quindi il taglio curva, fatemi vedere, che quindi il taglio curva l'avesse preso nell'out, vediamo un po'. No, era un giro buono, mi sa. Poi ha alzato il piede, chiaramente, però insomma. Vediamo, secondo settore, 56,2 quello di Alemán. Vediamo quello di Luigi con gomma usata, tra virgolette, quindi 56,6 sta un po' perdendo. Sì. Vedremo, dai, magari non è neanche al limite ancora. Ricordiamo ieri il giro veloce di Luigi era praticamente la pole di Lin in questo momento. Quindi Luigi sappiamo tutti avere un potenziale che sicuramente non è indifferente, anzi, anzi. Vediamo se rientra o se comunque conclude il giro. Sta facendo un grandissimo ultimo settore, infatti mi sa che ha la miglior prestazione. No, attenzione perché ha frenato. 34,0, forse vuole partire con la gialla. Staremo a vedere. Daniele, 35,5, niente male, ha preso taglio curva. Ai box, le due Mercedes, Jacopo. Tom Sofregno lo vorrei seguire perché è un pilota molto molto veloce. Le due Ferrari ai box e Tomso con le rosse che però esce ora. Quindi vediamo se qualcuno. Bora rientra. 33,7 Lin che si migliora. Bella, bella prestazione di Lin che migliora e non di poco anche. E senza rientrare ai box, quindi ottima ottima prestazione. Prende 9 decimi comunque, però gran gran miglioramento. Alemán addirittura sicuro del suo tempo si ritira.
A meno che non si sia schiantato, perché vedo una McLaren ferma e mi sa che è quella di Alemania. Attenzione, Alemania in danno fatale. Mamma mia, ai 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 ai, sì, danno fatale per Alemania. Quindi non si è ritirato spontaneamente, ma obbligatoriamente. Quindi, mamma mia, che botta, che Bottas. Vediamo se in gara sarà artefice di qualche capolavoro. Mi sono schiantata all'entrata dei box. Ce lo comunica Alemania. Perfetto, direi che un buonissimo inizio di qualifica. Meno male che è l'ultima gara e che il campionato è già in cassaforte. Quindi ai box, sì, non è, vabbè, non per giustificarlo, però comunque 32-8 sicuramente, se non parti primo parti secondo. Quindi mal di poco, non credo che lì ne riesca a trovare 9 decimi. Seguiamo Fregno intanto, perché lo vedo messo bene. No, Alemany, dai, tranquillo. Alemany, tranquillo, tranquillo, dai. Gli errori ci stanno. Gli errori ci stanno, non ti preoccupare. Anche Don Culo scrive no, è dispiaciuto. Oh, 16-8 di Thompson, che comunque si migliora. Cioè migliora, no, non migliora niente, fa un ottimissimo primo settore con una scodata in uscita dal tornantino, quindi forse non verrà un secondo settore fantastico, però vediamo. Ha fatto tanti allenamenti Thompson, però vediamo se questi portano in effetti poi a una prestazione degna di nota, una prestazione interessante quantomeno. Le due Mercedes con gomma gialla intanto. 56 e 7 nel secondo settore, è a mezzo secondo da Alemany, quindi è su un 33 basso per ora. Vediamo l'ultimo settore che è quello. Oh no, sbagliato, sbagliato. Sbagliato, peccato, io rientrerei, non lo finirei nemmeno il giro, perché manca 8 minuti. Quindi sì. Sì, rientrerei. Peccato, peccato perché anche taglio curva, perfetto. Cambiamo macchina. C'è le due Mercedes che stanno facendo, non so se vogliono fare gioco di scia, ma sembra un po', non so che senso possa avere fare gioco di scia. Luigi che è con gomma rossa e deve prendere il via lì nei box. Escono le due Ferrari e addirittura Schumi quasi al muro più che per strada. Ed escono entrambe le Ferrari con Ceuto che va per Carlo Bottini, che va per campi, campi che non esistono. Ah, per far passare Fregno, per far passare anche Schumi, beh, ovvio. Fregno che va a fare un'altra scodatona paurosa. Le due Mercedes si lanciano, si lancia Gasly. Gasly lo sappiamo, andiamo da Hunter Demon. Gasly l'abbiamo visto ieri e ha vinto tra l'altro, quindi potrebbe essere un papabile per il podio. Vediamo intanto se si qualificherà con la gialla veramente o se ci prova, ma poi in realtà userà un'altra vettura. Andiamo con Hunter, primo settore. 17-3 nel primo settore. Nel primo settore per Hunter, che è con gomma gialla, si sì, è un po' altino comunque. Vediamo il secondo, 56 basso in riferimento al secondo settore. Non male l'uscita. Cinquantasette e otto, siamo a un secondo e 6 di distanza. La gomma media ha all'incirca 6-7 decimi di svantaggio, quindi è un po' altino. E già parliamo delle gomme, gomme che intanto a livello strategico due soste si fanno sicuramente, perché è molto più agevole la doppia sosta piuttosto che la prima. E non vale, cioè non vale, non merita usare l'hard. Tanto 34,4 di Gasly con gomma gialla, non è male. E la gomma rossa è la gomma migliore chiaramente, ma è la gomma anche che
si surriscalda con più facilità, che quindi poi va a generare, scusate, ho parlato come un cinesino, va a generare un blistering al posteriore abbastanza importante, già dopo 5-6 giri, quindi bisogna cercare di gestirla parecchio in uscita dalle curve, quella soprattutto nell'ultimo settore. La gomma bianca ha 2 secondi di svantaggio anche dalla gialla, quindi chi monta gomma bianca ovviamente in fondo alla gara arriverà, qualora dovesse uscire safety car nei primi giri, e uno che monta gomma bianca si gioca una carta importante, perché la pit lane comunque è lunga, quindi la gomma bianca non è da scartare del tutto. È da scartare eventualmente se ci dovesse essere una gara normale. Quindi vediamo un attimo, perché mi sa che ci siamo dimenticati di invitare un pilota, forse. Vediamo se... No, non ce l'ho online, quindi no. Teoricamente. Ted. Già. Ok, quindi facciamo un riepilogo. Luigi 32,8. Luigi, attenzione. Quindi ci sono 45 millesimi che dividono. Quindi abbiamo Alemany e Luigi divisi da 45 millesimi. Oh, che spettacolo. Manca 3 minuti. Manca 3 minuti. Vediamo se Alemany riesce a mettere la firma su questa qualifica. E poi abbiamo Lin con 33,7 staccato di 9 decimi, Gasti che ha il primo gomma delle gomme gialle, 34,4, 35,2 Daniele, 35,6 Jacopo, 36,1 Hunter, che rispetto al compagno di squadra prende una bella paga di 1,7 secondi, quindi. E Bora, che non capisco che giro stia facendo, probabilmente si sta lanciando ora per fare un giro serio. E nulla, vediamo se con gomma gialla riesce a migliorarsi. Rogue Kimi, vediamo. Rientra in box la Ferrari di Kimi, perfetto. Vediamo Schumacher e Kimi, Ferrari, una bellissima coincidenza. Vediamo se anche l'anno prossimo le avremo in Ferrari, o se andranno magari in un'altra scuderia, magari nell'Alpine, magari nella Mercedes, vediamo, o nella Williams li vedrei bene. Peccato, ah già, no, già, telespettatori, vi annuncio che in cuffia mi è stato suggerito che i piloti Rogue Shumi e Rogue Kimi l'anno prossimo, sicuramente, perché l'hanno scritto e firmato e detto adesso, andranno in Haas, punto e basta. Perché ovviamente il secondo in campionato e il terzo in campionato prendono la Haas, questo l'avevamo stabilito a inizio campionato, quindi secondo è Ceude, è Kimi, e terzo è Shumi, quindi Haas per entrambi, perfetto. Giusto così, giusto così. Allora, Luigi è uscito ed ha gomma nuova, quindi sarà un ultimo giro abbastanza frenetico, perché si stanno lanciando tutti. Fregno, vediamo se si migliora. 34,5, sale in quinta posizione dietro a Gasti, che ha una gomma di svantaggio rispetto a lui. Lin si ritira, terza posizione, mazza che esordio Lin. Terza posizione, dietro a due campioni comunque, quindi Bora ha preso taglio curva, quindi forse ha un'ultima possibilità di rilanciarsi, bisogna vedere se riesce a ricaricare un po' l'ERS. Bora non è stato molto furbo, poteva ricaricare un po' l'ERS. 34,3, che non era male, era davanti a Gasti con la gomma gialla, quindi sarebbe stato quarto. Peccato. Vediamo se riesce a concludere il giro.
Vediamo Daniele che si sta lanciando. Daniele si sta lanciando, vediamo. Nel primo settore si migliora di pochi millesimi. Luigi, 45 millesimi di vantaggio, che è il vantaggio che gli manca per stare dietro ad Alemany, dietro, davanti ad Alemany. Alemany Allora, Alemany ha scritto: Lin è bravo, lo conosco, se fa una gara pulita si gioca il podio tranquillamente. Sì, mi è stato riferito che Lin è il compagno di squadra Alemany, intanto 187 millesimi di vantaggio per Luigi, che fa un viola pauroso nel settore centrale e deciderà tutto l'ultimo settore fra lui e Alemany. E vi dicevo, Lin e Alemany sono compagni di squadra in un altro forum e si conoscono, e quindi bella, bella a sapersi, bene a sapersi. Vediamo, 31, 32, 589, 32, 589, pole position per Luigi. Anche Bora si è migliorato alla fine davanti a Gasti, quindi abbiamo una seconda fila che fa paura. Allora, ricordiamo, pole position Luigi, Alemany, chiude la seconda fila, anzi apre la seconda fila Lin con Bora, terza fila Gasti, Tom Sofregno, quarta fila Daniele Jacopo, quinta fila Hunterdemon, Shumi e purtroppo in ultima fila, diciamo così, Rogue Kimi, che anche se lo merita, chiusa parentesi, quindi... complimenti a Bora, che è il primo delle gomme medie. Abbiamo tre gomme medie, o probabilmente cinque gomme medie, considerando Shumi e Kimi che non hanno preso parte alle qualifiche. E Alemany si sta mangiando le mani perché dice che appunto poteva essere lì con Luigi. Sì, in effetti sì, perché l'hai fatto al primo tentativo e sicuramente ti saresti migliorato. Grazie per il buon commento. E nulla, torno fra poco per il commento della gara. Eccoci, eccoci qui. Allora, ultima gara. Alemany sì, si è mangiato le mani per la qualifica, ma al suo posto avrei fatto lo stesso perché, cavolo, comunque sia, hai a che fare con Luigi. Gli stai a 2 decimi e fai il tempone al primo tentativo, che manca ancora più di 10 minuti. Ti vai a schiantare come, passatemi il termine, come un pollo all'ingresso dei box. Mamma mia, dai, veramente, ti tiri la zappa sui piedi. E bisognerà stare attenti in gara perché... Qua ovviamente ci giochiamo l'ultimo podio delle penalità. Io spero tanto che lo vinca il mio carissimo compagno di squadra. Fino alla fine di questa gara saremo compagni di squadra. E mi auguro che anche il suo futuro compagno di squadra possa prendere parte al podio delle penalità. Anche se sicuramente so che, anche se so che sicuramente la squalifica la vincerà il mio fedelissimo. E amico Daniele,
perché ovviamente non può che mancare come ciliegina sulla torta in questa. Io direi sì, direi di sì. Allora, ci scrivono dal chattino Don Culo, scrive comunque Race of Glory. La questione dello squalificare un pilota a causa di una cattiva connessione è già successo o quello di Moore è stato il primo? Allora, intanto Don Culo ti saluta Rogue Shumi, che sento in cuffia. E no, non è stato il primo. Abbiamo già buttato fuori persone a causa di lag. E come è giusto che sia, l'abbiamo messo anche nel nostro regolamento. Tra l'altro, quando facciamo il test per far entrare nuovi partecipanti, si richiede connessione stabile, altrimenti non si fa entrare nessuno. Poi ci può stare quella giornata dove magari c'è un lag anche legato magari a una questione meteorologica piuttosto che alla connessione stessa. Anche perché ora tutti siamo dotati di fibra, quindi è difficile che si vedano lag. Ormai quelli che laggano sono purtroppo quelli o dove non arriva la fibra o che magari hanno, non so, anche lavori in corso come aveva ieri Kimi che alla fine non ha partecipato. Quindi no, l'abbiamo istituita questa cosa di far uscire le persone che laggano. Non è giusto nei confronti di chi non lagga e tra l'altro può creare un incidente. È come se io ti dicessi, ti piacerebbe se te all'ultima gara tu dove ti stai giocando il campionato un pilota che lagga ti rompe l'ala? E te ti ritiri o comunque sia devi fare un pit in più? Credo proprio di no. Quindi questa regola serve. Non scalda le gomme. Kimi non scalda le gomme come Kimi nel 2018 che non scaldava le gomme, andava dritto, tranquillo. Ah, ti saluta la Yonkrei 62, Shumi e Don Culo. Don Culo continua dicendo, boh, dipende anche se forse uno aveva il meteo sfavorevole fuori casa. Lo so, però cioè, non possono rimetterci gli altri piloti. Non è giusto. Cioè, la connessione deve esserci. Se poi una sera non c'è, quella sera non corre. Purtroppo, esatto, come ha fatto Kimi ieri. Kimi ieri aveva i problemi, ha provato, gli abbiamo detto che laggava e è uscito. Cioè, bisogna essere anche un po' altruisti e pensare anche agli altri. E ti ripeto, se tu fossi in campionato e ti stessi giocando al mondiale, se ti trovi uno davanti che lagga, che fai? Se ti danneggia? Bisogna pensare anche a quello che non si vuole per noi, non solo alle proprie tasche. Quindi credo che questa regola, a parte che poi la troveresti in tutti i forum. Quindi non è il nostro perché è il nostro. La troverai in tutti i forum questa regola. Allora, bando alle ciance. Alemany già da battaglia nel giro out in Ghost a Luigi. Vediamo se la partenza ci regalerà questo bellissimo duello. Vediamo se accendono i semafori per l'ultima gara di campionato ad Abu Dhabi. 4-5, al via allo spengimento dei semafori, via del Gran Premio. I semafori sono spenti da un quarto d'ora, ma le macchine sono ferme. Beh, ovvio, grazie Codemaster. Dovrebbe partire a momenti la gara, che siamo fermi da 10 minuti. Dai, 3, 2, 1, parte, 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 benissimo. E Luigi, Alemany un po' meno, parte malissimo. Anterdemo che viene passato dalle due Ferrari addirittura. Attenzione dietro con una toccatina all'in. Daniele passa in una splendida terza posizione, grandissimo Daniele. Alemany tiene la seconda, Luigi scappa dando già Oh, attenzione! Intanto Jacopo già con più. Oh, Hunter Demon dove va? Ha distrutto un cartello che poverino non gli aveva fatto niente. Intanto Jacopo conclude così la sua stagione. Ovviamente peccato perché è abbastanza triste. Safety car, quindi attenzione alle strategie, che magari se c'è qualcuno che vuole giocarsi la gomma hard è il momento adatto. E quindi posso solo dire che sfortuna per Kimi e Don Muro. L'ultima gara è squalifica per cause maggiori. Sì, Don Culo, sì, purtroppo sì. Ma non è una squalifica, è semplicemente un invito a uscire. Poi chiaramente se noi ti invitiamo a uscire e te non esci, ne paghi le conseguenze, perché non possiamo creare disagi agli altri piloti e poi doverci sorbire le giuste discussioni che ci sarebbero alimentando questo discorso. Quindi il discorso connessione è un discorso che
troveresti in tutti i forum. Non esiste forum dove ti dicono se laghi corri, è impossibile. Se trovi un forum così, secondo me, per come conosco io i forum, per come gestiamo questo forum, non sarebbe serio. Quindi no, Lion Cray, no, non c'è JK Cometa perché corre tuo fratello TST Lin, quindi o uno o l'altro della Safety Car. Quindi prendiamoci un attimino per parlare anche dei piloti. Allora, Luigi, vabbè, lo conosciamo tutti, è un pilota stratosferico. Vediamo se Lasti, se Lasti, se Gasti lagga. Allora, vi dicevo, parliamo di Luigi. Luigi, pilota stratosferico, lo sapete tutti, un pilota velocissimo, pilota concreto e pilota molto molto solido. E sbaglia pochissimo e quando sbaglia comunque riesce a rimediare. E penso sia il poleman dell'anno, non lo so perché non mi ricordo quante pole ha fatto. Intanto Thompson si è fermato, penso perché avesse danneggiato l'ala. Gomma rossa, stranissima strategia. Vabbè. Alemain, devo dire, allora, ottimo qualificatore, assolutamente, perché ha una velocità eccelsa in qualifica, secondo me. Non così tanto invece in gara. In gara, come diceva anche Kimi prima, si perde in un bicchiere d'acqua a volte, fa degli errori abbastanza importanti, come quello appunto della qualifica di prima. Cioè, non si può fare un errore così in qualifica. Se ti stessi giocando al mondiale, dovessi tirarti una padellata in testa 445 volte. Perché insomma, cioè, sarebbe grave. Nulla. Quindi campione del mondo in carica, però secondo me con qualche strascico da migliorare. Poi TST Lin, non lo so, non so cosa poter dire perché è appena entrato. Vedremo a fine gara. Daniele, beh, Daniele è the master. Daniele, beh, è the master of penalty, quindi Daniele è talentuoso in questo. Serdemon sta laggando, lo devo avvisare perché purtroppo. Laghi. Oh, cacchio. Luigi gomma gialla, Alemán gomma gialla. Sì, stranissima sta scelta di fermarsi adesso, in effetti anche Lino è gomma gialla, anche Daniele è gomma gialla. Boh, vabbè. E quindi Bora, Gasti, Schumi che era in ultima posizione, anzi in penultima posizione, terzo, e Kimi purtroppo quinto. Dico purtroppo perché ovviamente vorrei vederlo più avanti. E Anterdemon purtroppo quarto. Bora sfortunatamente primo, no, sto scherzando, Bora in testa, che comunque sia, anche Bora è un bel pilota. Allora, mi tocca ricominciare. Don Culo mi chiede, domandona, cosa ne pensi dei tuoi rivali nella categoria Legends? Allora, prima finisco l'Elite, poi magari passiamo alla Legends. Allora, Bora è stato assente per tante gare per motivi di lavoro, quindi devo dire, buon qualificatore, buon pilota, forse un minimo di aggressività in meno, credo che lo renderebbe sicuramente un pilota ad altissimo livello, come anche Alemán. Gasti, beh, Gasti è. Anterdemo mi chiede se devo uscire. Io per ora gli dico di no. Per ora. Scusate, ragazzi, un attimo, al prox. Un po' a bimbo minchia, però purtroppo la Safety Car rientra, però abbiamo tempo per parlare di Schumi, e di Gasti. Allora, Gasti, che devo dire, allora, a inizio, quando è entrato nel forum, ne combinava una tutte le gare, infatti poi è stato squalificato per una gara, mi pare, e è migliorato molto sia a livello di velocità sia a livello comportamentale, e
non è male come pilota. Rogue Shumi, devo dire, è uno dei piloti più completi nel forum perché ha velocità in qualifica e velocità in gara. È molto pulito anche a livello di penalità, quindi devo dire uno dei piloti migliori a livello complessivo nel forum. Hunter Demon non è niente male. Intanto godiamoci la ripartenza. Allora, guardiamoci prima la ripartenza, poi continuiamo. Luigi, 5 secondi di penalità per collisione grave con Kimi. E anche Kimi ha preso penalità, che comunque sarà tolta. Quindi Hunter Demon, 5 secondi di penalità, collisione grave con Kimi. Quindi anche Kimi avrà un'altra penalità. 10 secondi di penalità per Kimi e 10 secondi di penalità. Anzi, no, i 5 secondi di penalità per Hunter Demon, che come stavo dicendo è un buon pilota, ma con le penalità magari anche lui. Certo, non è ai livelli maestosi di Daniele, però insomma, sicuramente può migliorare. Luigi l'abbiamo già citato, quindi direi di non soffermarsi ancora su di lui. Thompson non è male, non è niente male, e devo ancora inquadrarmi un attimino, ma non credo sia niente male. Alemain già detto, Rogue Kimi, oh, di Rogue Kimi sono entusiasta di parlarne perché tanto qui c'è Luigi che va come non so cosa. E attenzione dietro perché un po' di casino, mi sta facendo un po' di casino la grafica. E dicevo, Rogue Kimi è il pilota secondo me più pulito del forum. Proprio più pulito a livello di penalità e di comportamenti in pista. È veloce, cioè si è giocato campionato, si è giocato pole position, vittorie, quindi è il miglior pilota a livello di guida, a livello di pulizia in pista e il miglior pilota sotto la pioggia dopo Luigi, secondo me. Quindi tanto 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 merito a un amico e a un rivale che è stato quest'anno e che magari sarà anche l'anno prossimo, chi lo sa. Mi auguro di no. Io spero che adesso con questi complimenti Kimi vada a muro e così almeno mi faccia anche un piacere perché in gara si ritira, così va a fare qualcosa di magari un po' più eccitante, correre in quel dì di Abu Dhabi. E niente, Daniele, comunque sia, l'ho chiamato The Master of Penalty. Al momento non ha una penalty, al momento pole position per le penalità abbiamo, mi sa, Rogue Kimi, incredibile, cioè ho detto che è il pilota più pulito e a sto giro 10 secondi di penalità, ovviamente presi per contatti che non c'entra niente. Intanto Luigi sul Gasly l'ha passato, ma al turbo sta Renault, cioè al turbo nel senso della parola. Allora, quindi abbiamo Bora che combatterà con Luigi perché sono della stessa categoria. Bene, godiamocelo. Allora, mi è stato chiesto di parlare dei piloti della mia categoria, la Legends. Da che devo partire? C'è il Legends, il numero 1, c'è Kimi e sì, allora, c'è, cioè, sì, partiamo dal più facile, Romano. E è un pilota che, intanto, Alemain, eccolo, in lotta per la vittoria sulle penalità, prima penalità di 3 secondi. Allora, Romano forse è una persona che comunque si allena e ci tiene, questo non gli si può certo negare, che sarebbe una bugia, attenzione, Alemain che scoda, ma in maniera virtuosa anche. Ci tiene, però dovrebbe migliorare un attimino. Intanto il comportamento e poi anche un attimino quello che è il suo andamento, attacchi e difese sugli altri, perché insomma ha un po' di lavoro da fare, perché Formula 1 non è come. Intanto toccata fra Bora e Luigi al tornantino, perché dovrebbe insomma ce n'ha di cosa da fare. Formula 1 non è come Assetto Corsa o come altri giochi di auto. Formula 1 è Formula 1, le macchine sono diverse, quindi è impossibile poterle paragonare. Intanto, mamma mia, che visuale del cavolo. Intanto Bora è stato strapassato da Luigi. Vediamo se col DRS riesce a recuperare. Luigi sta spremendo tutto l'RS, vediamo. Bora non lo usa. Gasly si sta riavvicinando.
Pitocati c'è Fregno, Alemain in lotta con Alemain e dietro c'è Lina anche che ha perso un po' la ruota. Oh, Alemain, mamma mia come è attaccato Alemain. Da, attenzione! Un Tomsu che si butta ma forse deve prestare quel cincinino più di attenzione. Vediamo Lin se si butta. No, bravo. Quindi Romano Corsi, poi abbiamo Ted è un pilota con cui ho corso spesso e anche in campionati passati. E penso che intanto 3 secondi anche per Fregno che si avvicina al podio delle penalità. 37,7 intanto per Luigi che vabbè, fa la gara di ieri. In poche parole. È un pilota con cui ho corso, vi dicevo, ed è un pilota che magari quest'anno ha avuto anche poco tempo per allenarsi, anche in virtù del fatto che aveva il volante o i pedali rotti, quindi insomma ha fatto il giusto e l'onesto. Voglio mandare un saluto a Peppe, che non so se ci segue, ma comunque è stato uno dei piloti anche assieme a Schumi e a Kimi molto molto interessante, molto costante. L'unica cosa, ecco, è stato un po' in certe fasi magari aggressivo, però vabbè, cioè abbiamo sbagliato tutti, quindi sbagliare, soprattutto in un videogioco, è tutto normale. Intanto Fregno con Lin si danno una bella battaglia davanti agli occhi di una Ferrari incredula, settima ad Abu Dhabi, cosa che l'anno scorso nessuno avrebbe mai immaginato. Infatti era impossibile immaginare una Ferrari settima in questa pista l'anno scorso, quando una Ferrari competitiva faceva podio, quindi figuriamoci quella dell'anno scorso, mentre quella di Kimi purtroppo naufraga in nona posizione, anche se comunque non è lontano. Luigi, tanto giro veloce sul giro veloce, 37,2. Bora gira solo un secondo e sette più lento e Alemain 6 decimi. Alemain è quello che alla fine gira più vicino a Luigi tutti gli altri messi insieme. Tutti gli altri girano sul 39 basso, 39,2 Gasly, 39,4 Lin, 39,1 Fregno, 39,5 Schumi, 39,8 Daniele, 39,3 buonissimo Kimi, l'unico un pochino più lento, 40,3 per Hunter. Che purtroppo probabilmente non digerisce questa pista, ma comunque sono chilometri che fanno bene a lui e quelli che saranno i prossimi eventi. Attenzione dietro, Gasti che fa passare, Lin. Peccato che si passano senza duellare, magari un po' di duello, visto che è l'ultima gara, poteva anche starci, però magari non vogliono creare disagi come è successo già in passato, quindi giusto così. Poi andando a parlare dei compagni di squadra o dei rivali, Kimi l'ho detto, Ted l'ho detto, faccio prima, mi guardo la classifica perché mezzi non me li ricordo. Classifica, classifica, eccola qua. Gassi l'ho detto, Peppe l'ho detto, Schumi, Kimi l'ho detto, Fabio purtroppo non corre più con noi e non mi ricordo neanche la motivazione, era un pilota che guidava senza aiuti e non era niente male, cioè nel senso di guidare senza aiuti del tutto. Alemain intanto sbanca, siamo a 6 secondi di penalità, non era male Fabio, e peccato però per il ritiro, può dire poco. E comunque sì, ha fatto 68 punti, che non sono certamente male. Poi abbiamo Edo Murro, pilota forte senza dubbio, ma un pilota secondo me un po' troppo aggressivo e un po' troppo, forse si butta la io provo come va va, o la va o la spacca. E forse anche a lui servirebbe quello che è successo a Gasly, una piccola sosta per capire insomma dove si sbaglia e cercare di migliorarsi, perché Gasly, nonostante la squalifica una gara, è diventato uno dei piloti più forti nel forum. Quindi penso che Edo Murro sia allo stesso livello di Gasly. Infatti sono compagni di squadra.
quindi alla fine hanno fatto una scelta molto logica. Hunter Demon, l'ho detto, è un pilota secondo me che può migliorare tanto e poi ha tanta voglia di migliorarsi. Quindi intanto Daniele va, intanto Kimi 3 secondi e wow, da pilota pulito a pilota peggiore. Ottimo lavoro, Daniele quindi davanti a Kimi. Supertoni è un ragazzo anche lui, è una delle poche persone che non capisco, che non ha capito. Non capisco se gli importa, se gli interessa migliorarsi, ma io non capisco. Nell'ultima gara ha sempre partecipato, questo mi ha fatto tanto Bora ai box, mi ha fatto tanto piacere, però anche lui ha tanta possibilità di crescita. E niente, speriamo di vederlo crescere il più possibile. Jackie, oltre che essere un pilota, è una persona fondamentale nel forum a livello di staff, perché ci dà una mano con le grafiche, ci dà una mano con i comunicati, e il mio staff lo può dire, è una persona, Jackie, molto... è entrata anche da poco, cioè si è preso subito carico di grafiche, messaggi, presenze, cioè è molto valido come persona e sono molto molto contento di averlo nel forum. Intanto Gast è attacco di fregno, una bella cattiveria anche. Quindi di Jackie sono molto orgoglioso. Carlo Pacca non corre più, Romano l'abbiamo detto, Rogue Hyper, io mi auguro di poterlo riabbracciare, di poterlo sfidare insieme a Rogue Antoboss quanto prima in campionato. E nulla, poi i piloti che si sono ritirati o che non corrono più non li cito nemmeno perché non credo che abbia troppo senso, poi non lo so. Se avete domande al chat, naturalmente fatele in base a quello che avete sentito e vi risponderò con sincerità come ho fatto finora. Tanto Lin per ora si sta giocando la terza posizione, Thompson rientra, aveva montato gomma rossa all'inizio, rientra anche Gas, rientra anche Shumi, Daniele prosegue. Quindi prosegue, immagino, esatto, anche Daniele, Ante rientra e Bora naturalmente sta cercando di fare undercut su Alemany, che potrebbe funzionare con molta facilità. Grazie Don Culo per l'apprezzamento, ti ringrazio, no, sono stato, penso di essere stato, cioè, schietto senza peli sulla lingua. Ho detto quello che pensi e quello che ho vissuto io poi all'interno della mia categoria, poi all'interno dell'elite io sono solo un partecipante a livello spettatore, quindi non posso dire altro. Non si è ancora fermato. Comunque piccolo leak su di me. Che intendi? Non ho capito. Tanto Daniele e Bora sono molto vicini fra di loro.
Kimi ha perso un po' di contatto in virtù del fatto che ha dovuto scontare i 5 secondi e qualora si dovesse fermare sconterà gli altri 5 secondi di penalità. Chiaramente questi poi verranno sottratti a quello che sarà il suo tempo finale di gara una volta tagliato il traguardo. Quindi bisognerà sottrarre 10 secondi al buon Kimi con la sua Ferrari. Sono curioso di vedere cosa farà Alemany e Luigi. Luigi potrebbe montare anche la bianca e anche se è 2 secondi più lento della gialla, 2 secondi ce l'ha in tasca su tutti, quindi due e mezzo, anche 3 forse, quindi credo che non ci sia problemi. Linea si deve fermare, Linea si deve fermare, sì, perché è l'unico che non si è fermato. Daniele intanto si riprende e prende penalità, quindi si riprende in questo senso qui chiaramente. Fatemi vedere un attimino perché sono curioso di vedere chi è in testa. In testa, attenzione, una persona che non le prende mai. Alemany, grandissimo Alemany. Luigi addirittura a 5 secondi. Quindi abbiamo Alemany pole position. Kimi addirittura classificato secondo, quindi medaglia d'argento per Kimi. E medaglia d'oro, medaglia, no d'oro, medaglia di bronzo per Luigi che ne ha addirittura 5. Quindi molto bene. Daniele addirittura solo 3 e Thompson solo 3. Però non siamo neanche a metà gara, quindi se Alemany ne ha presi 9, tra 13 giri potrebbe averne il doppio, quindi non diamoci per vinti perché le penalità sono qui alla porta. No, Don Curo, ma lo so chi sei, eh. Cioè, nel senso, lo so che sei Edomurro, nel senso. Sono babbo. Però vabbè, insomma. No, lo so che sei te, ora scherzi a parte. Lo so chi sei. Ma infatti le cose le ho dette in maniera trasparente a prescindere, cioè. Anche se non sapevo chi tu fossi, le avrei dette lo stesso le cose, tranquillo. Lo so chi sei. Ma non ce l'ho con te, cioè nel senso. Quando mi hai. Quando è successo quella cosa in Brasile, ti ho mandato un messaggio. E lo dico anche in diretta, dicendoti, se mi ritocchi un'altra volta ti spammo in qualche muro di Abu Dhabi o direttamente sull'hotel. Perché onestamente, cioè in Messico abbiamo esagerato entrambi. In Brasile volevo, già pioveva, quindi. E poi c'era Kimi che odio sulla pioggia, quindi volevo quantomeno non perdere troppo tempo. Però, cioè, nel senso, tranquillo. Era solo per capire se ti stavo ancora sui maroni. No, 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 ma io. Guarda, sui maroni mi sta solo una persona a questo forum, è il mio compagno di squadra, basta. Poi tutti gli altri non mi stanno sui maroni, anzi. No, ormai compagno di squadra c'è Utino perché la gara non è finita, fai finire la gara, lo devi portare via subito, non so io. Ma no, poi anche Pinto mi sta un po' sui maroni, però vabbè, noi glielo diciamo a Pinto. Al nostro Maurone barra Stroll della situazione. I primi tre si devono fermare. Credo che Bora abbia la posizione sicuramente sul Bin. Sicuramente. Però prende anche 3 secondi di penalità, quindi Bora si conferma, fatemi vedere dove. No, con soli 3 secondi. L'accoppiata Williams, devo dire che sta facendo meno danni del solito. Sì, Pito è il musicista del forum, se facesse della musica buona almeno, fa della musica che potrebbe fare anche Ceuto, quindi, o anche esatto, o anche la piccola Virginia che salutiamo e abbracciamo da qui. Quindi. Mi ricordo che per la Russia lui suonava la batteria per calmarsi. Ma Pinto la batteria dovrebbe prendere le bacchette e suonarsene un po' sulla testa, così almeno magari li insavisce. Che Pinto è una persona. Ah, di Pinto non abbiamo parlato, già, parliamo di Pinto, già, come ho fatto a dimenticarmelo? Pinto è un pilota del forum di questa categoria, di quella elite, ed è un pilota che, e questo mi sarà confermato da chiunque ovviamente abbia seguito la categoria elite o abbia fatto il tifo per lui, è un pilota che fa podio per fortuna perché si schiantano tutti quelli davanti, quindi fa podio. Sicuramente non è per bravura, e questo lo sappiamo, lo sa anche lui, lo sa, non lo dice ma lo sa.
Poi ovviamente ogni volta che fa podio l'abbiamo dovuto noi della categoria, noi che siamo quelli che valutiamo gli incidenti nella categoria Elite, l'abbiamo penalizzato perché in Canada ha buttato fuori un pilota, in Francia ha fatto il leading a un altro e erano tutte seconde e terze posizioni. In una gara, qual era la gara dove stava vincendo? Roy. Insomma, c'era una gara dove stava vincendo, se l'è mangiata, quello che male, quello di penalità. Intanto Lin entra nel club, benvenuto Lin, 3 secondi di penalità, perfetto. Quindi puliti incredibili abbiamo Schumi che è a 40 secondi dalla vetta e Hunter Demon che è a 1 minuto praticamente. Beh, devo dire, niente male. Intanto Gasti con Thompson. Oh, Daniele! Ha fatto la fine di Alemanno. Ha appiccicato al muro dei box. Vediamo se deve cambiare la gettona. Si vede dalla televisiva, no? Si vede una mazza. Mi sa che deve cambiare la gettona, vediamo un po'. Eh sì. E andava bene che non ha rotto tutto. Gomma gialla, dovrebbe arrivare fino in fondo, 12 giri, sì, dovrebbero essere fattibili. Considerando che Luigi Alemain e Lin hanno la gomma gialla da 12 giri, appunto, quindi credo che se la possano fare. Tanto Thompson ancora con Gasti. Gasti intanto è entrato anche lui nel club delle penalità, 3 secondi anche per lui, ottimo. Gasti, anche se non fa parte di questa categoria, sicuramente si sta divertendo con Thompson, non gli fa frenate esagerate, sta comportando bene. Bene, bene, questo è importante. Allora, per l'anno prossimo anticipiamo qualcosa, dai. Intanto i primi due, il leader della corsa e il non leader della corsa sono i box. Rob Schumi, intanto anche lui entra nel club, benissimo, 3 secondi anche per lui, quindi gomma gialla ancora. Gomma gialla ancora per Luigi e gomma gialla ancora per Alemanno. Daniele, 3 secondi. Allora, ma aspetta, ma te l'aveva detto Jackie o lo hai capito da te solo che io qualche pagliacciata creativa a volte la mostro? Non so, è sempre Don Culo. Però non so a quale pagliacciata creativa tu ti riferisca. Ma Jackie non mi ha detto niente in riferimento a te, onestamente, quindi Gasti ancora con Thompson. Allora, intanto vi dicevo, annunciamo qualcosa per quanto riguarda stagione 2022 e 2021-2022. Sicuramente per l'anno prossimo abbiamo. Intanto Lin è entrato nel club ma vuole entrarci ancora di più, 6 secondi di penalità. Allora, per l'anno prossimo sicuramente, come saprete, chi ha vinto il campionato, sia piloti sia costruttori, questi ultimi hanno diritto a scegliersi. Allora, chi ha vinto il costruttori, mi pare la macchina, no, fatemi vedere, sì, la macchina. Quindi chi ha vinto i costruttori prenderà la macchina, quindi allora in questo caso Kudai e Alemain, ho fatto anche la rima, sceglieranno la macchina per la categoria che avranno. Rogue Hamilton, cioè io, e Rogue Shumi sceglieranno la macchina per la categoria di loro appartenenza. Intanto Alemain, vediamo un attimino se è in testa, è in testa con 12 secondi, grandissimo Alemain, è in testa con 12 secondi e non è in testa invece per quanto riguarda la corsa. E sta per attaccare Bora che deve fermarsi probabilmente. Hunter Demon anche lui, quindi tutti penalizzati i piloti stasera. Beh, ottimo lavoro, ottimo ottimo lavoro, di più che in meno. E devo dire,
L'unico che ha professionalità è Hunter Demon, che vabbè l'ha presa ora, e Shumi, e anche Toms e Gusty, e anche Bora, veramente tutti. E poi invece chi ha vinto il mondiale piloti avrà diritto di scegliersi il pilota, quindi il compagno di squadra. I primi due che hanno vinto il campionato piloti, cioè il primo e il secondo classificato, avranno diritto a scegliersi il compagno di squadra. Mentre per gli altri, allora, le auto saranno selezionate in base a un sorteggio, come lo scorso anno, fatto in live su Twitch e con un programmino semplicissimo realizzato dal nostro staff. Le macchine saranno, intanto alle main, altri 3 secondi, giusto per avere 15 secondi invece che 12, e vabbè, e Luigi fa 35 e 4 con la gialla, che vabbè, credo che non ci sia niente da dire. E come vi stavo dicendo, mentre per gli altri piloti la macchina sarà scelta tramite questo programmino. Qualora la macchina non dovesse piacere, se due team vogliono cambiarsela e trovano un accordo, se la possono cambiare tranquillamente. Ovviamente se da tutte e due le parti si è disposti a cambiare. Scusate, mentre per il compagno di squadra avevamo pensato, non lo so, non di lasciarli liberi come lo scorso anno, ma di dare allora a chi ha vinto il campionato la possibilità di sceglierselo. Chi invece non ha vinto il campionato, quindi dal terzo in giù, sì, o intanto Lin con Tomso e Gasti, Luigi 3 secondi, anche lui entra nel club, benvenuto. E vi dicevo, per gli altri piloti invece non ci sarà la facoltà di scegliersi il compagno di squadra, ma magari l'idea è quella di, che ne so, arriva boh, un Ceuto, no, Ceuto no, perché no, arriva un Ceuto, io a Ceuto gli propongo due nomi e lui può scegliere tra quei due nomi. Arriva Gasti, io gli metto, intanto Alemain rafforza il suo gradino più alto delle penalità con 18 secondi, ottimo lavoro, praticamente un pit stop, e quindi Bora ha la seconda posizione quasi in tasca, se dovesse fermarsi forse avrebbe anche meglio. Quindi che ne so, arriva Gasti, io ti dico Gasti, tu sei Gasti e hai due possibilità, o vai in squadra con Today o vai in squadra con Romano Corse. E lui lì sarà libero di scegliere. Cercheremo di fare i team, non dico equilibrati perché magari non è semplice, poi il gioco che uscì, intanto Daniele, anche lui rafforza le sue penalità con 9 secondi. E quindi vi dicevo, il gioco sarà molto diverso secondo me da quello di quest'anno, pensando appunto che le macchine sono già diverse per i piloti veri, quindi figuriamoci per noi che dovremo giocarci. Saranno più lente, quindi certe curve come curva 9 a Barcellona, quella dopo la discesa e dopo la salita, quella che si prende in pieno in qualifica oggi, quella non si prenderà in pieno, la prenderai magari alzando un po' il piede o frenando, non lo so. Quindi è chiaro che chi farà l'abitudine e chi riuscirà ad adattarsi meglio sarà subito più forte rispetto agli altri. Per cui chi non è forte da subito, come è successo e come succede in ogni anno, lo diventerà man mano che corre. Quindi, no, intanto Alemain, ogni giro una soddisfazione, 21 secondi di penalità. Quindi insomma, non vedremo, che ne so, i soliti team. Quindi non vedremo Rogue Hamilton con Rogue Shumi, anche per scelte personali, perché Rogue Shumi è un po' fuorviato dalla Ferrari, quindi giustamente insegue il suo sogno. Tra l'altro anche la vita privata, ma tra l'altro anche la vita privata con Kimi, con il quale non solo è amico ma molto di più, quindi vuole condividere l'avventura anche sul forum, cosa che nessuno gli può vietare. Intanto le Ferrari si sono fermate per gomma rossa, vediamo se riusciranno a fare il giro veloce. Si è fermata
trovata anche la Mercedes di Hunter, vediamo. E quindi non vedremo i soliti team. Le iscrizioni sono già aperte per chi volesse intanto pensare a un possibile compagno di squadra. E pensateci, e o lo scrivete al diretto interessato, lo scrivete qui sul chattino, lo scrivete sul gruppo, dove vi pare, su Telegram, su WhatsApp. Noi siamo ovunque, quindi siete liberissimi di scriverci dove volete. Anche Bora è rientrato con gomma rossa. Gasti ancora con, mamma mia, con Tomso sempre a battagliare, gomma rossa anche per loro. Tanto Daniele si è messo fra Schumi e Kimi, a 4 secondi da Schumi e a 12 secondi da Kimi. E niente, il campionato poi, vabbè, ora è inutile parlarne, ma inizierà anche il prossimo anno. Prossimo anno, insomma, il prossimo autunno, verso fine settembre, primi di ottobre. D'estate ovviamente non correremo, perché l'estate poi si spera di essere un po' più liberi, quindi poter comunque cominciare a rivivere un po' quella che purtroppo non abbiamo potuto vivere in questo anno e mezzo. Ovviamente faremo qualche evento, esatto, come diceva Pinto, sì, come diceva Kimi, scusate. E faremo qualche evento magari a Imola, magari a Portimao, magari in Arabia Saudita, che sono piste nuove, e vediamo, dai. I test invernali l'anno scorso li abbiamo fatti a Zandvoort, li abbiamo fatti in Vietnam, li abbiamo fatti a Barcellona. Quest'anno sarebbe bello farli a Imola, a Portimao, in Arabia Saudita e magari invece che a Barcellona in Bahrain, come hanno fatto. No, quei due no, sono ufficiali. Ah, non sapevo questa cosa. Vabbè, comunque sia, se non è Imola e se non è Portimao, il test si farà da un'altra parte. E a Barcellona, in Bahrain, come hanno fatto nella Formula 1 nuova, a Monte Carlo, visto che Rob Schumi ama quella pista, lo farà ovviamente sulla Fulluette e guidando una Mercedes o guidando una Aston Martin, sì, sicuramente. Comunque a Barcellona non c'è più la curva, non c'è la nuova curva 10? Sì, dovrebbe esserci curva 10. E in Australia ci dovrebbe essere una curva in meno. Sì, in Australia veramente tolgono una curva e fanno la curva dove Hamilton andò lungo nel 2018 e la eliminano e fanno tutto un pezzo unico. E mi pare che allarghino qualche curva dell'ultimo settore. E le ultime tre curve, esatto. Quindi curva 1, 2, 3. La curva quella in quel tratto veloce dove poi c'è la chicane veloce e le ultime tre. Questo è per quanto riguarda Melbourne, Albert Park. E l'Arabia Saudita l'ho vista come pista, come Abu Dhabi praticamente, solo che lì è un po' come il Vietnam, c'è le barriere, quindi è oscena. Cioè a me non piace, detto papale. No, io l'ho vista. E Miami l'anno prossimo. E fortunatamente però nel 2021, nel campionato 2021, non ci sarà la pista preferita di Ceuto, cioè Hanoi. Meno male, almeno questa ce la siamo scampata. Comunque sia, con le penalità siamo rimasti fermi. Allora, concentriamoci un attimino su, vediamo, su di chi. Gasly ha preso un po' di margine su Thompson. Le posizioni sono abbastanza cristallizzate perché i piloti sono tutti ben distaccati. Però c'è da dire che Alemain ha
Alemanni a 20 secondi sull'Inn e a 21 secondi di penalità, però l'Inn ne ha altri 6, quindi Alemanni salva al secondo posto. Attenzione a Bora perché sta arrivando sull'Inn e ha una penalità in meno, e a Gomanova. Anche l'Inn ha Gomanova, però evidentemente non riesce ad avere un passo più incisivo, ecco la parola giusta. Comunque questa è una gara un po' più difficile di quella di ieri, perché ho visto tutti i piloti comunque molto impegnati, tutti i piloti con tante penalità, insomma, difficile. Alemain ha proprio vinto questa, ha vinto il campionato delle penalità, perché è la persona che ha preso più penalità di tutti. Cioè, qui siamo a 21 secondi e manca 3 giri. Comunque ho vinto la scommessa, al 13° giro ho detto che ne aveva 9, ora ce n'ha più di 18, quindi ho vinto la scommessa. E peccato. E Alemain sì, sulla gara deve lavorare. Cioè deve lavorare, ormai non lavora più perché il campionato è al termine. Però in vista dell'anno prossimo, anche se pure lui dovrà prendere mano col gioco nuovo, vedremo un attimino come si evolverà il tutto. Però sicuramente ci sarà da lavorare anche per il sottoscritto, perché ha tanto da recuperare su tutti gli altri piloti e anche sulla pulizia in pista. Poi se nella categoria avrò Kimi e Schumi, dovrò cercare di migliorare perché sono piloti molto veloci, io non sono veloce quanto loro. E quindi insomma, se avrò le due Ferrari nella categoria dovrò allenarmi parecchio perché le due Ferrari rischiano di vincere il campionato già, lo annuncio già da adesso perché sono sicuro che le Ferrari saranno molto veloci e io avrò difficoltà sicuramente l'anno prossimo, quindi mi aspetto già delle battaglie molto serrate fra me e le Ferrari. Se saremo in categoria insieme, se non lo saremo, ma lo saremo. Tanto Daniele, ci fa sapere che ci sarà anche lui con 12 secondi di penalità. Bene, molto bene. Ah beh, giustamente dicono che non si debba usare il telefono quando si guida. In questo caso sei in pista, per cui uno strappa la regola che si può fare. Intanto Kimi è arrivato dietro a Daniele, vediamo se lo passa. Vediamo, andiamo on board con la Ferrari. Buttiamocela perché poi l'anno prossimo non la vedremo lottare. Sarebbe fatta. Oh, bandiera gialla, attenzione. No, niente, sei a posto. Daniele dovrebbe essere sverniciato ora senza problemi da una Ferrari che non ha. Oh mamma! Daniele si sposta in maniera un po' troppo repentina, forse. Vediamo, arriva un po' lungo, no, non arriva lungo, forse traziona meglio. No. Vediamo se col DRS, a parte che ha pochissimo DRS Daniele. All'1%, quindi non credo possa. Oh! Ha toccato il muretto e manca poco che l'auto distruggeva. Oh, attenzione, dove va Daniele? 3 secondi. Vabbè, per forza. Ha tagliato mezza pista. Quindi anche Daniele è sul podio, sul secondo gradino del podio. Annunciamo una cosa importante in live, intanto che siamo al 27° giro e ne manca uno, quindi andrei con il leader della gara. Annunciamo che ufficialmente l'anno prossimo
Rogue Shumi e Rogue Kimi saranno compagni di squadra con la Ferrari. Ovviamente le macchine verranno assegnate in questo senso qui. Partirà il pilota con più punti, e seguiranno tutti gli altri. Quindi, se, che ne so, Alemain ha 600 punti e Rogue Hamilton ne ha 597, partirà Alemain, Rogue Hamilton. Poi, se Mette ne ha 300 e Kimi ne ha 200, ci sarà Schumi e poi Kimi. E via dicendo tutti gli altri. Andiamo un attimo con Luigi, facciamo questo giro on board con lui perché è l'ultima gara e voglio ringraziare tutti i piloti, voglio ringraziare tutti quelli che scrivono col chattino, voglio ringraziare tutti quelli che si sono sbattuti per questo forum, che hanno dato vita a quello che stiamo facendo, che ci credono. Voglio ringraziare tutte le persone che veramente ci hanno sempre creduto, che hanno fatto di tutto per esserci, di tutto per continuare a credere in questo progetto che ci sta regalando delle emozioni, perché comunque sia è un gioco ma regala emozioni, quindi regala amicizie. Tanto Tomso 3 secondi, le due Ferrari che si aspettano, Tomso altri 3 secondi, ottimo. Nulla, ci tenevo tanto a ringraziare tutti i miei colleghi dello staff, tutti coloro che sono dati da fare, tutti i piloti e niente. Annunciamo vincitore Luigi che fa una mega scodata, fa i donuts prima di arrivare sul traguardo, bellissimo, fuochi d'artificio, molto pirotecnico. Alemain che oltre a concludere secondo vince il premio penalità. Bora, attenzione perché è successo qualcosa qui, veramente qualcosa di non so cosa. È passato Bora su Lin, non so come. Oh, attenzione Lin che è andato abbastanza largo. Quindi Bora conclude terzo, quarto Lin, ottimo esordio. Quinto dovrebbe essere Tomso. No, quinto è Gasti, perché ha 3 secondi mentre Tomso ne ha 9. Oh, attenzione, sono ai ferri corti questi due, anche all'ultima curva. Daniele, per concludere in bellezza, 18 secondi di penalità. Quindi, quinto Gasti, sesto Tomso, vediamo le due Ferrari. Io direi di andare in televisiva con Kimi, mi fate vedere anche Schumi davanti. Oppure, eccole qui, belle. Le due Ferrari che vanno a concludere questo campionato e ne aprono un altro insieme, cercando ovviamente di spodestare quello che sarà il loro leader in campionato l'anno prossimo. Hunter Demon nono e decimo Daniele.
Buonasera. Allora, eccoci qui, eccoci qui. Invito il podio per fare l'ultima intervista dell'anno. Allora, Luigi è già dentro il gruppo, sì, ok. Quindi devo invitare il vincitore delle penalità Alemain. Quindi invita Alemain. E poi chi è che ha fatto podio? Bora, perfetto. Allora, intanto direi di partire con il vincitore della gara, nonché vice campione, chiamiamolo così, Luigi. Buonasera. Mi Grazie. raccomando, includete l'audio perché altrimenti nelle interviste non sarete sentiti. Intanto, Luigi, ti viene scritto che sei troppo forte, cosa che nessuno ti dice più perché ormai tanto lo sanno anche i pesci, quindi. E voglio dire, l'unica cosa, io non ti dico niente perché farti complimenti è monotono e anche noioso forse perché comunque sia, sai di essere forte, sei forte, quindi inutile ridire le stesse cose. L'unica domanda che ti voglio fare è questa, ti aspettavi in qualifica un Alemain così competitivo? Alla fine l'hai staccato quasi 3 decimi, non è tanto. In realtà no, perché l'aspettavo un po' più lento. Me l'aspettavo più lento. Qualifica è stato molto bravo. Io non so perché si è ritirato. È andato a muro. Si è ritirato perché invece che rientrare ai box è rientrato ma nel muro quello che c'è tra l'ingresso dei box e quello che divide la pista. Ah, ok. E purtroppo sì, è stato un po' sfortunato, diciamo così, o ingenuo, magari è arrivato semplicemente lungo e ha rotto tutto. Però peccato perché sì, sarebbe stata secondo me una delle qualifiche più combattute dell'anno. Poi che c'è da dire sulla gara? C'è poco da dire, nel senso, hai un passo che anche in questo circuito nessuno aveva. Cioè, comunque sia, davi minimo mezzo secondo al più forte, che in questo caso era Alemain. Quindi, che ti devo dire? Complimenti. E Grazie. l'ultima gara hai vinto, peccato che tu non abbia partecipato in maniera continua, perché altrimenti probabilmente il campionato l'avresti vinto a mani bassissime e niente, dai, io mi auguro comunque di sapere che potrai correre il prossimo anno, altrimenti spero che comunque quando potrai verrai a farti qualche gara con noi, anche se 10 su 10 la vinceresti te anche partendo ultimo con le intermedie, quindi però al netto di questo, complimenti, complimenti. Grazie. Sì. Grazie Beh, direi di passare al secondo classificato, Alemain. Alemain, buonasera. Alemain, mille. Ciao, ciao a tutti. una qualifica, sicuramente, guarda, quando ho visto il tuo tempo ho detto cavolo, l'ha fatto al primo tentativo, mamma mia, bravo. Quell'errore ti è costato la qualifica, non ci voleva, assolutamente, per te più che altro. E poi hai vinto il premio, oltre ad aver vinto il campionato. Hai vinto il premio penalità, hai preso 21 secondi di penalità anche a questa gara e ti voglio fare una sola domanda perché anche te comunque sei eccezionale, sei uno dei piloti più forti in qualifica del forum e quindi non ho tanto da dirti. L'unica domanda che ti voglio fare è questa, se tu avessi, ti fossi giocato il mondiale fino all'ultima gara, pensi che l'avresti vinto con tutti questi errori, considerando anche quello in qualifica, considerando anche quello in Brasile dove ti sei girato, o queste penalità che hai preso stasera? Pensi che l'avresti vinto? Risposta secca, no, assolutamente no. Cioè, per me un campionato, soprattutto a livello di Luigi, per esempio,
Cioè, bisogna essere perfetti dalla prima, se, massimo uno o due errori nella stagione. Ogni gara praticamente ne faccio uno, se non qualifica o... E quindi no, la risposta è no. Vabbè, adesso parlo questa gara qua. La qualifica, bel tempo, il mio unico che ho fatto, poi mi sono schiantato e l'ho fatto anche con 5-6 giri di carburante perché volevo fare 2-3 giri. Però visto che il primo mi è venuto bene, allora sono rientrato, ma ho fatto quella stupidata che avete visto tutti in live, quindi è andato così. Poi la gara, niente, non c'è stato niente da fare con Luigi. Non ho provato a inventarmi neanche una strategia diversa perché sapevo che era un po' impossibile. Le penalità, diciamo che dopo i 9 secondi mi sono lasciato un po' andare. E ho cercato di gestire la seconda posizione perché comunque da dietro non vedevo minacce, davanti era impossibile, quindi sono stato nel mio e così. Sì, sono d'accordo per quanto riguarda, ma io penso ora indipendentemente da Luigi, penso che per vincere un campionato serva tanta costanza, serva insomma, serva tanta testa, cioè diventa quasi un lavoro, no? Ti viene l'ansia da prestazione, no? Possiamo dirlo. Esatto. Sì, ne so qualcosa, qui anche Matt penso, perché anche quando si fa la qualifica ci viene l'ansia da prestazione, infatti io i tempi che faccio in allenamento in qualifica poi non li fa mai, quindi figuriamoci, posso sempre 5-6 decimi più lento, quindi comunque sia, hai vinto il campionato, hai già l'idea di compagno di squadra che vorresti o della macchina che vorresti l'anno prossimo, oppure o un rivale, oppure sei ancora in alto mare, ecco. Bah, forse la macchina Ferrari, magari mi piace anche la Aston Martin. Compagno, bisogna vedere che categorie facciamo, se in quale correrò. Mi piacerebbe sfidare prima di tutto te, sapendo che ci sia anche Luigi. Sarei interessato anche a lottare contro Kimi, Schumi, questa gente qua, esatto. Bene, perfetto. Bene, bene, dai, speriamo di fare una bella lobby corposa, dai. E bene, bene. Passiamo al terzo classificato, TDR Borra. Buonasera. Buonasera, Buonasera a tutti. hai fatto, secondo me, una gara buonissima. Poi ti dico, dal tuo rientro, quindi da poco. Sei rientrato, hai fatto due podi se non sbaglio, perché anche in Brasile hai fatto podio, se non ricordo male. Sì. E hai ripreso comunque quello che avevi lasciato, perché eri molto forte, quindi complimenti. Poi in una pista come Abu Dhabi, che indipendentemente dal piacere o non piacere, è una pista complicata, perché ha tutti i tipi di settori e ha un consumo delle gomme abbastanza accentuato e non è semplice gestire ERS e gomme stesse. Anche a te ti chiedo intanto una nota sul campionato, per quanto ovviamente hai corso, e poi anche per Luigi, poi questa domanda che l'ho saltato, ovviamente se correrai, anche a te la domanda sull'idea compagno di squadra rivale, se ti piacerebbe, se hai già delle idee. Poi te purtroppo, non avendo vinto il campionato, non ti toccherà comunque sceglierlo, però se tu avessi già qualche idea, se vuoi dircela, giusto per parlare, vai pure. Allora, di compagni di squadra ancora non so, non mi sono accordato ancora con nessuno. E poi per quanto riguarda la categoria vorrei sfidarti e vorrei sfidare anche Alemán, i più forti in pratica, vorrei sfidare i più forti di questo forum, sempre se saremo nella stessa categoria. Benissimo. E Bora, vai pure. E anche a te poi stesse Allora, domande.
Allora, per quanto riguarda il campionato, non ho assolutamente nulla da dire se non complimenti a voi e a voi dello staff che ci state dietro, che per quanto poco ci ho corso comunque è stata una bella esperienza. Persone pulite, ottima organizzazione e soprattutto anche le lobby, per quanto un po' scarse, comunque molto molto bilanciate. Quindi ce n'è per tutti i gusti, anche se magari qualche gara non va bene, comunque si riesce sempre a fare qualcosa di bello. E invece per il prossimo campionato ti direi anche io la stessa cosa che hanno detto Ligia e Lemine, dipende molto dalle categorie, però sicuramente vorrei sfidare te, Kimi, Shumi, anche Ligia e Lemine, perché no? Insomma, sicuramente gente più veloce di me, che è sempre un motivo in più per migliorarsi. Mamma ragazza, a me mi fate venire l'ansia, io quasi quasi non corro l'anno prossimo. Mi avete fatto venire l'angoscia, ciao, e vero Dio. Bene, fa piacere, insomma, va bene. Dai, io sono contento. Sì, Dai, voglio fare la calcolate stessa che poi io ho domanda. una certa età, ragazzi, cioè, quindi non è Sì, che posso anch'io. competere proprio contro tutti. Anch'io ho una Cioè, certa età. l'anno prossimo sono 37, ragazzi. Sì, 37 per coscia, ti garberebbe. Porca troia. No, io poi voglio fare la stessa domanda, visto che ci sono, e ovviamente un parere sul campionato e sulla gara, a Kimi e a Shumi. Sì, includete l'audio, ragazzi, e parti te, Kimi, vai pure. Buonasera a tutti. Che dire, mi sono divertito tantissimo a duellare con Shumi, con Hamilton, e quando c'era anche Peppe, poi purtroppo per problemi non ho potuto più correre. Però è stato davvero divertente. Non pensavo di riuscire ad avere questa velocità per stare lì con voi. Però mi ha sorpreso prima me e poi voi, sinceramente. Ed è stato bello. Poi la prima pole, la prima vittoria è qualcosa di indescrivibile. È un gioco, però le emozioni si fanno sentire lo stesso. Poi sì, l'anno prossimo vorrei duellare anch'io con tutti voi per migliorare ancora di più. E vediamo che bei campionati usciranno l'anno prossimo. Vai, Shumi, vai pure. Beh, devo fare i complimenti a tutti quelli che hanno corso con noi nelle due categorie, prima di tutto, l'ho ripetuto sempre, lo ripeterò allo sfinimento, piloti puliti dentro fuori, in chat ogni tanto qualche screzio può capitare perché comunque siamo tutti degli esseri umani, però tutto controllabile, mai oltre il limite. Quest'anno devo dire non pensavo di vincere neanche una gara, ne ho vinte due, ho sfiorato la terza lì in Belgio perché non mi sono accorto che avevi penalità. L'obiettivo di vincere il campionato costruttori dichiarato dall'inizio l'abbiamo centrato, quindi sono stato contento e neanche io mi aspettavo comunque di arrivare nei primi tre, con più del doppio di punti che ho fatto l'anno scorso, che era il primo campionato online a cui partecipavo. E volevo ringraziare anche tutti i colleghi dello staff e delle commission, perché comunque penso che stiamo facendo grandi passi per un terzo anno di attività che può diventare importante, visto che comunque abbiamo avuto anche negli ultimi giorni, nell'ultima gara, accessi e richieste di accedere al forum, quindi le live che facciamo. Quindi ringrazio te per i commenti del giovedì, alle Maine per i commenti del mercoledì e tutta l'organizzazione a livello di social. Penso che comincino a dare i loro frutti e spero tanto anche nel passaparola dei nostri piloti. In vista anche dell'anno prossimo, sarebbe bello avere 20 macchine per tutte e due le categorie. So che è una cosa magari impossibile, però ci si può puntare, secondo me. E, per l'anno prossimo, io spero di non sfidare nessuno di voi, a parte Kimi.
perché l'età avanza, però no, insomma, dai, sarebbe molto 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 interessante vederci magari insieme, però magari poi non succederà perché per un motivo o per un altro, questioni di orari, vedremo cosa viene fuori. Sicuramente ci divertiremo ancora di più di quest'anno. Dai. Benissimo, questo è quanto e io vi voglio salutare e ringraziare nuovamente a voi che avete partecipato e che siete in gruppo con me e a tutti coloro che hanno corso, partecipato e anche usciti perché alla fine comunque sia ci hanno portato un loro segno e speriamo di avergli lasciato comunque una piccola nota positiva e mi associo a quello che ha detto Matt in merito al passaparola, in merito anche alla possibilità di avere 20 piloti, magari esagerato perché bisognerebbe avere sì 40 piloti, quindi 20 e 20. Poi bisognerebbe stravolgere un po' anche il sistema delle qualifiche, andare a fare qualifiche complete perché brevi con 40 piloti, con 20 piloti è impossibile. Che se ti ritrovi a Monte Carlo, dubito che si possa fare il giro, ovviamente. Nulla, già averne 12 a categoria sarebbe già secondo me bello, bello, sì. Però dai, piano piano, piano piano, come abbiamo sempre fatto. Ragazzi, non perdetevi allora, bando alle ciance, non perdetevi tutte le novità che instaureremo a breve e che quindi poi pubblicizzeremo su YouTube, su Instagram e allo stesso tempo su Facebook. Ci sarà la Schumacher Edition alla prima settimana di giugno che ci porterà fino all'uscita del gioco nuovo a metà luglio. Quindi rimanete con noi anche per eventi poi futuri e niente. Il campionato ufficiale si conclude qui. Vi aggiorneremo quando ci saranno novità in merito a ipotetici compagni di squadra. La prima notizia ve l'abbiamo già data, Rogue Kimi e Rogue Shumi in Ferrari. E teoricamente in Ferrari e con compagni di squadra, quello sicuro. E niente, vi aggiorneremo non appena possibile. Un abbraccione a tutti e grazie, grazie ancora. A prestissimo. Grazie a tutti, ciao, buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao. Buonanotte. E buonanotte. Ok, figli miei, andate in pace.